Buonasera amici di Videostar, ben trovati all'appuntamento con Star News. Una donna ha denunciato alla polizia di essere stata violentata all'interno di un garage di Biancavilla. Ferite riconducibili ad una violenza sessuale sarebbero state riscontrate dai medici dell'ospedale Garibaldi, dove la vittima si è recata. I poliziotti avrebbero già identificato l'uomo accusato dalla donna e le indagini sono in corso per cercare riscontri al racconto proprio della stessa. Ma vediamo il servizio. Sarebbe stata violentata da un conoscente all'interno di un garage. Il fatto sarebbe accaduto a Biancavilla e ad indagare è la Polizia di Stato a seguito della denuncia sporta dalla donna. A darne notizia il quotidiano online Merido News. La vittima di questa assurda vicenda, la notte dell'1 settembre, ha allertato le forze dell'ordine mentre si trovava nei pressi di una stazione di servizio non distante dall'ospedale Garibaldinesima a Catania e avrebbe raccontato di essere stata violentata da un cinquantenne. Nell'articolo di Dario De Luca si legge che tutto sarebbe avvenuto mentre i due si trovavano all'interno dell'automobile dell'uomo con il mezzo parcheggiato nel garage dello stesso e che successivamente la donna è riuscita a raggiungere il nosocomio catanese dove le avrebbero refertato ferite compatibili con una violenza sessuale. Sulla base della denuncia sporta dalla donna, la polizia ha quindi avviato le indagini, identificando già il cinquantenne che è stato denunciato in stato di libertà. Ad operare sul campo anche gli agenti della polizia scientifica che hanno avviato i controlli sulla macchina dell'uomo posta sotto sequestro come disposto dall'autorità giudiziaria. Un camion cisterna carico di gasolio questo pomeriggio si è ribaltato sulla strada statale 192. Il conducente del mezzo è rimasto ferito e trasportato all'ospedale San Marco di Catania. Vediamo. Pauroso incidente stradale autonomo questo pomeriggio sulla strada statale 192 in territorio di Belpasso. Un mezzo pesante che trasportava carburante si è completamente ribaltato finendo con le ruote in aria dopo che il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori. Il personale sanitario del 118, arrivato con un'ambulanza, ha provveduto a trasportare all'ospedale San Marco di Catania per tutti gli accertamenti del caso. Il conducente del camion è rimasto ferito per fortuna in maniera non grave. I vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e del comando provinciale di Catania si sono occupati della messa in sicurezza del camion. Sul posto anche la squadra del nucleo batteriologico, chimico, radiologico dei pompieri. Ad occuparsi dei rilievi e della gestione della viabilità sono intervenuti i carabinieri della radiomobile della compagnia di Paternò. Controllo straordinario del territorio ad Adrano da parte della polizia locale, carabinieri e polizia stradale. Elevate diverse sanzioni e posti sotto sequestro amministrativo diversi veicoli. Eccovi il servizio. Servizio congiunto svolto dalla Polizia Locale di Adrano, Carabinieri e Polizia Stradale nella notte tra il 31 agosto e l'1 settembre scorsi. L'operazione ha avuto l'obiettivo di garantire una maggiore sicurezza sulle strade del comune e di prevenire comportamenti illeciti al volante. Nel corso del servizio è stata prestata particolare attenzione alle violazioni del codice della strada. Complessivamente sono stati decurtati 50 punti dalle patenti di guida e sono state emesse sanzioni per un totale di 8.600 euro. Inoltre è stata disposta la sospensione di 4 patenti di guida e diversi veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo. Il sindaco di Adrano Fabio Mancuso e il vice sindaco Agatino Perni, assessore con la delega alla polizia locale, sottolineano l'importanza della cooperazione e dell'azione sinergica tra le diverse forze dell'ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. La polizia locale, i carabinieri e la polizia stradale continueranno ad intensificare i controlli su tutto il territorio adranese per assicurare che le norme di sicurezza stradale siano rispettate e per garantire ordine e legalità. Una bomba d'acqua questo pomeriggio ha fatto registrare allagamenti e disagi alla circolazione stradale a Biancavilla. Strade trasformate come fiumi, coperchi di tombini saltati, detriti trascinati e negozi invasi dall'acqua. Questi disagi maggiori, per circa 20 minuti il tratto di via Vittorio Emanuele all'altezza di Piazza Roma è stato interrotto al transito per via dell'acqua alta che ha impedito alle auto di poter proseguire. Allagato anche il Viale dei Fiori, ma grazie ai recenti lavori effettuati che sono ancora in corso,
L'acqua è poi defluita permettendo così il transito ai veicoli. Ad accompagnare l'acquazione anche forti folate di vento sulla strada statale 284 nel territorio di Biancavilla all'altezza dello spartitraffico centrale. Il vento ha piegato un cartello della segnaletica stradale. Cambio della guardia nella compagnia dei carabinieri di Paternò. Dopo 4 anni lascia il capitano Gianmauro Cipolletta per assumere l'incarico di comandante di compagnia a Brescia. Questa mattina l'amministrazione comunale di Biancavilla lo ha voluto ricevere in municipio consegnandogli una targa come segno di riconoscenza per il lavoro svolto in questi anni a favore della comunità. Ma vediamo il servizio. Il capitano Gianmauro Cipolletta, 34 anni, lascia dopo 4 anni di servizio svolto a Paternò il comando della locale compagnia carabinieri per andare ad assumere quello della compagnia di Brescia. Questa mattina Antonio Bonanno, sindaco di Biancavilla, uno dei comuni che assieme a Paternò, Raganna, Motta Sant'Anastasia, Nicolosi, Belpasso, Santa Maria di Licodia e Adrano ricadono sotto la giurisdizione della compagnia paternese, ha consegnato all'ufficiale una targa per ringraziarlo per l'attività svolta in questi 4 anni a servizio della comunità biancavillese e per augurargli buon lavoro per il nuovo incarico. Abbiamo ringraziato a nome della città di Biancavilla, insieme alla mia giunta, il Presidente del Consiglio e consiglieri comunali, il capitano dei carabinieri Gianmauro Cipolletta, che ha guidato la compagnia di Paternò in questi 4 anni in maniera egregia, con grande dedizione, con grande professionalità. Sono stati 4 anni certamente difficili, ricordo l'inizio con in piena emergenza Covid e poi tutte le problematiche della nostra comunità, ma il capitano ha dato un grande esempio non solo all'interno dell'arma dei carabinieri ma a tutta la comunità. È stato apprezzato e l'arma dei carabinieri ha dato dimostrazione di presenza e questo è importante, il messaggio della legalità ne è venuto fuori e quindi per chi si spende il nostro territorio, soprattutto per i giovani che fanno parte delle forze dell'ordine, che portano avanti il loro lavoro con grande dedizione, con grande professionalità, Biancavilla ha il dovere di dire grazie. Quindi abbiamo ringraziato il capitano Gianmauro Cipolletta, a lui auguriamo tutte le migliori fortune, auguriamo di fare carriera perché è una persona di cui lo Stato ne ha veramente bisogno. Assieme al primo cittadino presenti anche il Presidente del Consiglio Comunale Luigi D'Asoro, il Vice Sindaco Martina Salvà e gli assessori Giardina e Randazzo. Hanno presenziato alla cerimonia anche alcuni consiglieri comunali e varie associazioni del comprensorio. Presente anche il Presidente dell'Associazione Antiracket e Libera Impresa Rosario Cunzolo, nonché alcuni familiari dell'imprenditore Renato Caponnetto assassinato dalla criminalità organizzata perché si era ribellato alla mafia. Una persona per bene, ecco, questa è la definizione che io do al capitano Cipolletta, una persona che ha saputo controllare il territorio in maniera professionale e umana e quindi ha lasciato veramente una traccia indelebile in questo territorio. Ecco perché oggi siamo qui noi a congratularci con lui e a ringraziarlo per l'operato fatto in questa zona. C'è qualcosa che bisognava portare avanti col capitano? Col capitano magari no, ma tutti quanti significa tutta la comunità sì, e la comunità serve per cambiare quella cultura della illegalità, a iniziare dalle scuole come abbiamo sempre fatto noi, no? Voi ne sapete qualcosa, noi ogni anno facciamo la borsa di studio per i temi rivolti al racket, dell'estorsione, dell'usura e della criminalità organizzata, quindi per cui cambiare questa cultura si può, si deve e siamo qui per cambiare veramente la nostra comunità. Il capitano Cipolletta nel corso del suo intervento ha parlato della realtà biancavillese. È inutile negarlo, ha detto l'ufficiale, questo è un territorio nel quale delle persone solo perché hanno un determinato cognome e nome si permettono ancora di entrare nelle attività commerciali e chiedere senza nessun titolo del denaro per niente. Lo fanno con la paura, la minaccia, le intimidazioni. Sono convinto, ha ribadito il capitano, che le cose cambieranno. Ognuno deve fare la propria parte e sappiate che i carabinieri danno il massimo per il ruolo sociale che hanno. Infine, parole di elogio del capitano Cipolletta per il comandante della stazione carabinieri di Biancavilla, il maresciallo capo Francesco De Giovanni. Secondo me è necessario sottolineare la situazione svolta quotidianamente dalla stazione carabinieri, che è sempre presente e comandata egregiamente da un uomo, ha detto il capitano Cipolletta, che è e sarà uno dei nostri punti di riferimento anche per il futuro, non solo per la compagnia ma per tutte le istituzioni, e sono contento che ci sia lui. È stato per me un collaboratore fantastico insieme ai suoi uomini. Abbiamo avuto anche la fortuna di trovare
un personale di livello, quindi sono contento di lasciare una stazione carabiniere di assoluta professionalità e questo mi fa molto piacere, ha concluso il capitano Cipolletta. Quest'ultimo in questi 4 anni di attività assieme ai militari da lui comandati hanno dato vita ad alcune operazioni antimafia come sotto scacco con 40 arresti condotta tra Paternò e Belpasso, nonché all'operazione Atena, la quale nello scorso mese di aprile ha portato a Paternò all'arresto di 15 persone, tra cui l'ex assessore Pietro Cirino e come indagati l'attuale sindaco Nino Naso e l'ex assessore Turi Comes, ed ancora l'operazione Ultimo Atto a Biancavilla che nel settembre 2023 ha colpito il clan biancavillese e che ha portato all'arresto di 19 persone. Ed ancora risolti i casi di 2 omicidi, quello di Mohamed Muna dello scorso febbraio e di Antonio Andolfi di qualche settimana dietro. A partire da novembre la compagnia di Paternò quindi sarà comandata dal capitano Marco Savo, che arriva dal nucleo investigativo di Reggio Calabria. In queste settimane però il comando della compagnia di Paternò sarà affidato a Rosario Frau, comandante del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia. Ieri in piazza Cisterna a Ragalna si è svolto il concerto di Fausto Leali nell'ambito della rassegna estiva curata dall'amministrazione comunale. Numerosi fans che hanno potuto assistere all'esibizione del cantautore lombardo che ha cantato brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Vediamo. Migliaia le persone presenti, piazza Cisterna stracolma di gente. Grande successo ieri per il concerto di Fausto Leali a Ragalna. Il cantautore, che il 29 ottobre compirà 80 anni, ha saputo ancora una volta coinvolgere il pubblico arrivato da numerosi centri cittadini della provincia di Catania, ma anche da altre province. Gianna non credeva a canzoni. 2 ore di spettacolo in cui Leali ha cantato le canzoni del suo vastissimo repertorio e anche canzoni evergreen di altri artisti, indimenticabili e intramontabili, A chi, Deborah, Angeli, Un'ora fa, Io camminerò, Io amo, Mi manchi, Ti lascerò, Gianna, Pregherò e tantissimi altri, successi che ieri sera hanno coinvolto ed emozionato il pubblico, che ha manifestato di apprezzare con lunghi applausi. Fra il pubblico ad essere presenti anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che in questi giorni sta trascorrendo il suo periodo di vacanza proprio a Ragalna, e il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gaetano Galbagno. In prima fila anche un ospite d'eccezione come Umberto Balsamo, il compositore e cantautore catanese, autore tra le altre delle altrettanto indimenticabili Balla e l'Angelo Azzurro. La gente lo accoglie sempre, ancora dopo anni e anni è ancora sulla cresta dell'onda. Per mia fortuna sì. Le sue canzoni sono ancora in voga, sono ascoltate. Beh, io sono contento perché questo è un mestiere che non si va mai in pensione, perché nel senso che ti manca poi, magari poi farne un po' meno man mano. Quest'anno per esempio ho lavorato moltissimo, però è bello, nonostante aerei, 40 gradi, meno 17, tutte queste cose qua, però quando sei sul palco la gente ti vuole bene e questa è una cosa molto importante. La musica, i giovani d'oggi, i giovani cantanti, qual è il suo giudizio? Le cose cambiano, le canzoni cambiano, e il modo di vedere la musica cambia, quindi i ragazzi giovani stanno facendo questo percorso ed è giusto che sia così. Ecco, colleghe come Orietta Bette, si è adeguato un pochettino? Sì, beh, no, io mi adeguo, nel senso che no, beh, lei ha avuto diciamo la situazione con Fedez e altre situazioni, io mi sono accontentato di Mina, Baglioni, De Gregori e qualche altro così. Tocca a voi! Ma la notte! Qual è il messaggio che lei vuole mandare alle nuove generazioni attraverso le sue canzoni? No, perché loro sono più bravi di me, è inutile mandare messaggi. Si sanno, il giovane oggi è già preparato, appena gli arriva il successo addosso. Una volta noi non facevamo gli stadi, Mina, Celentano, niente. Io ho fatto la tournée con i Beatles, neanche con i Beatles ho fatto gli stadi, figurati. Ora, di conseguenza loro hanno già la mentalità imprenditoriale e quindi passano da 0 lire a 200.000.
Tanti auguri. Diverse le partecipazioni di Leali al Festival di Sanremo, vincendo l'edizione del 1989 insieme ad Anna Oxa con il brano Ti lascerò. Il concerto di Fausto Leali si inserisce nel cartellone Ragalna Summer 2024 allestito dall'amministrazione comunale. Beh, questa diciamo che è la ciliegina sulla torta di un'estate iniziata bene e credo che stia andando veramente bene. Questi sono i risultati ed è quello che ci aspettavamo, ridare entusiasmo a Ragalna e a Ragalnesi e agli amici che vengono a soggiornare. Siamo grati innanzitutto con i nostri cittadini durante il programma estivo già di luglio e di agosto, che abbiamo portato veramente lustro a quello che è stata la nostra cittadina, non solo con i nostri concittadini ma anche con tanti amici dei paesi vicini. Come appunto dicevi tu prima, stasera Fausto Leali, un grande spettacolo che porta livello a Ragalna e di questo siamo veramente fieri, che insieme a chi ci ha sponsorizzato tante manifestazioni, stasera abbiamo anche come ospite il Presidente del Senato, il Presidente dell'ARS e degli ospiti importanti che gratificano Ragalna anche della loro presenza. Già siamo al lavoro per i mercatini autunnali e vogliamo fare qualcosa veramente di particolare quest'anno, che possiamo essere attrattiva per tutta la provincia di Catania, anche all'interno dei mercatini ci saranno una serie di degustazioni, di spettacoli, non fare i soliti mercatini fine a se stesso ma dare degli spazi di convivialità dove la nostra cittadinanza può vivere a 360 gradi, Piazza Cisterna e tutta Ragalna. Ieri il cantante è stato omaggiato a nome dei cittadini di Ragalna con un regalo che rappresenta i pupi siciliani nell'ambito del primo premio Terrazza dell'Etna alla carriera pensato dall'amministrazione comunale e consegnato nelle mani di Leali dal sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi. Insomma, una bella serata quella di ieri per i ragalnesi e non solo, che ha visto la cittadina etnea essere punto di riferimento per migliaia e migliaia di cittadini accorsi per l'appunto per il concerto di Fausto Leali, per la soddisfazione degli organizzatori. Questo diciamo è quello che noi ci aspettiamo come amministrazione: dare entusiasmo alla cittadinanza, portare gente, far conoscere il nostro territorio e la nostra cittadina. Questi sono poi il risultato di tanti sacrifici che stiamo mettendo in campo giorno dopo giorno con una squadra fantastica che non si risparmia sicuramente sul lavoro. Si sono ufficialmente insediati i componenti della direzione strategica dell'ASP di Catania. Il direttore generale Giuseppe Laganga Sanzio ha nominato come direttore amministrativo Tamara Civello e come direttore sanitario Giuseppe Reina, fino adesso direttore della chirurgia degli ospedali di Biancavilla e Paternò. Ma vediamo il servizio. A Catania si è insediata nelle scorse ore la nuova direzione strategica dell'ASP Etnea. Nel suo mandato alla guida dell'azienda sanitaria Etnea, il manager Giuseppe Laganga Senzio sarà affiancato dal direttore amministrativo Tamara Civello e dal direttore sanitario Giuseppe Angelo Reina. Conosco le doti umane e professionali di entrambi e sono certo che insieme sapremo affrontare le numerose sfide che ci attendono e rispondere alle attese di salute della popolazione, ha detto Laganga Senzio. Il nostro sarà un lavoro di squadra integrato, coese e con una forte visione condivisa. Fra gli obiettivi di programmazione regionale e aziendale sui quali ci stiamo concentrando, evidenziamo l'abbattimento delle liste d'attesa, il miglioramento del funzionamento del pronto soccorso, la digitalizzazione dei servizi, la riorganizzazione del CUP e l'implementazione del sovra-CUP regionale, l'integrazione ospedale-territorio e, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, la completa attivazione della nuova rete territoriale dalle centrali operative territoriali alle case e agli ospedali di comunità, ha detto Laganga Senzio. Tamara Civello ha maturato una lunga esperienza professionale, in particolare nell'area economico-finanziaria e nel controllo di gestione a vertice di diversi settori amministrativi come nell'ASP di Ragusa. Giuseppe Reina invece ha ricoperto fino alla nomina attuale il ruolo di direttore del Dipartimento di Chirurgia dell'ASP di Catania e di direttore delle unità operative complesse di chirurgia di Biancavilla e di Paternò. Nel 2007 Reina ha assunto l'incarico di direttore dell'unità operativa di chirurgia generale dell'ospedale di Paternò, che sotto la sua guida si afferma come polo di riferimento per la chirurgia oncologica, per la chirurgia mini-invasiva video-laparoscopica e per la chirurgia d'urgenza. Bene, per il momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, quindi ci fermiamo qui. L'appuntamento, come al solito, rimandato alle prossime edizioni. Buona serata a tutti voi.